Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo un cosa mangio in 2 giorni. Partiamo dalla colazione del primo giorno, che è con un porridge fatto in overnight, quindi ho messo i fiocchi di avena piccoli in ammollo con il latte. Noi scegliamo il latte parzialmente scremato, ma potete scegliere quello che più vi piace. Io ho messo poi dentro anche i mirtilli, così poi quando la mattina l'ho scaldato al microonde i mirtilli erano belli cremosi, a me piace così. Poi l'ho condito sopra con yogurt e marmellata di albicocche. Quella che utilizzo più spesso è quella di Coro. In realtà tantissimi prodotti che vedrete, ingredienti di questo video, vengono da Coro, lo sapete ormai. Se avete delle domande qualsiasi, lasciatemi un commento qua sotto che vi rispondo assolutamente. Il porridge invece fatto tipo cheesecake alle fragole era di Nello, quindi lui senza mirtilli, e poi ha fatto uno strato di marmellata, uno strato di yogurt e uno strato di fragole fresche, poi caffè, e ho iniziato a bere i miei 2,5 litri di acqua che bevo ogni giorno. Poi è arrivato il momento di preparare il pranzo. Oggi pasta di lenticchie con zucca. Ho fatto una busta, ma penso che ne serviranno almeno un paio, come vi dirò anche dopo, poi per 2 persone, perché ne rimane davvero poco, e che per la quantità di verdure che devo mettere io per la mia alimentazione praticamente l'avevo quasi finita tutta io. È molto comoda questa qua a cubetti, questa è quella del Lidl, e ha un prezzo giusto e anche un sapore buono, altrimenti la trovo anche alla Coop, ma probabilmente si trova un po' dappertutto. Condisco con sale, pepe, aglio e peperoncino, e poi solo una volta cotta aggiungo l'olio a crudo. Per quanto riguarda invece la pasta, mangio quella che trovo, ecco. Questa è della Amo Essere. La Amo Essere, se non mi sbaglio, la vendono da Eurospin, altrimenti la trovo tranquillamente al Penny oppure alla Lidl, insomma un po' dappertutto, e per me una vale l'altra, più o meno siamo lì. Eccomi, allora, ho appena buttato la pasta e nel frattempo vado a incremarmi, a vestirmi, che ho fatto la doccia. Là ho cotto la zucca, che dopo peso, aggiungo, e vi faccio vedere il piatto completo, super bello e buono. Allora, eccoci qua, questo è il piatto: formaggio, zucca e vabbè, la pasta di lenticchie. Ora, io sinceramente... c'è anche un aglio, vabbè, si è cotto, me lo mangio. Dicevo, mischio tutto. Così viene la pasta alla zucca, leggera e gustosa. In realtà per la porzione mia di verdura praticamente è quasi finita. Annello gli rimarrà poco e niente di zucca. Vabbè, abbiamo altre verdure cotte, però... mi sa che ci vogliono 2 buste. Una è molto piccolina. Ho messo, ovviamente, come sicuramente vi avrò detto prima, anche il peperoncino, e questo è il mio pranzo. Questa sono io con i capelli mezzi bagnati e di solito prendo un caffè a metà mattina prima di allenarmi da Nello. Oggi non l'ho preso, vabbè, lo prenderò dopo pranzo, dopo vi faccio vedere. Secondo me è per questo che avevo molta fame oggi. Ora è 12:30, ma vi assicuro che io avrei mangiato tranquillamente alle 11:30 anche oggi. Eccomi, e infatti un'oretta fa, prima di andare in doccia e tutto, mi sono mangiata anche bevuta, più che altro, questo probiotico magro della Coop. Io prendo solo questo praticamente perché è 0% di grassi, e un cosino ha, non lo so, mi sembra 30 calorie, ma soprattutto è già dolcino, buono. Ecco, non capisco perché negli altri ci mettano i quintali di zucchero. E non è una questione solo di calorie o non calorie, cioè non, perché mi devo prendere zucchero aggiunto se non lo voglio, non mi serve. E questo qua è molto molto buono. Di solito ne bevo uno al giorno e cerco di usarlo per
tipo a volte come rinforzino della merenda al pomeriggio, se magari ho particolare fame, oppure ecco al mattino come ho fatto stamani. Dopo pranzo assolutamente caffè, quella è una costante di tutti i giorni, quindi non si scappa. E poi come spuntino yogurt greco con frutta fresca. In questo caso ho messo sia una pera che la banana e poi ho messo un goccio di sciroppo d'acero, è venuto veramente delizioso, una roba squisita. E qua invece siamo passati alla cena. Ecco che mi spoglio e mi preparo per affrontare i peperoni, sono 200 miliardi e tra l'altro li abbiamo cucinati per mangiarli subito dopo, ma ne sono avanzati un po' che poi ho mangiato, come vedrete dopo nella cena del giorno successivo. E non è una novità, non è una scoperta sensazionale. Lo dico anche per ricordarlo a me stessa, conviene sempre avvantaggiarsi perché i peperoni poi fatti insaporire e mangiati il giorno dopo sono tutta un'altra cosa, hanno molto più sapore. Comunque questo è il pane fatto in casa da me, trovate la ricetta sempre nel mio canale, cerco di ricordarmi di lasciarvi il link qua sotto giù nell'info box, ne avevo fatta dose doppia l'ultima volta così ho avuto un po' di scorta in queste settimane. Nello poi ha preparato le sue polpette, di cui trovate la ricetta già nel mio canale, ma anche in questo caso vi facilito, è uno degli ultimi video, ma comunque ve la lascio giù nell'info box. E l'unica cosa diversa è che l'avevamo utilizzato una panatura diversa e qua dopo vi faccio vedere che cosa abbiamo usato. Comunque prendo la mia friggitrice ad aria Ultenic, questa con due scomparti diversi, come se avesse due forni in uno. Ve ne ho parlato recentemente proprio nel video delle polpette. Mi sa che avevo fatto anche i peperoni quella volta, comunque è comodissima perché si possono cuocere due pietanze in contemporanea. I cereali che abbiamo utilizzato sono questi di Coro perché sono 100% mais, 99, qualcosa, insomma, ma non ci sono zuccheri aggiunti, quindi vanno bene sia per le preparazioni dolci che salate. Se volete potete tritarli un pochettino per fare una pannatura un po' più fine. Vedete, in questo caso vi ho fatto vedere la friggitrice ad aria che appunto da una parte continua ad andare, dall'altra sto caricando con le polpettine perché ho tolto il pane, insomma consente di dimezzare davvero tantissimo le tempistiche e poi trovo che proprio la qualità sia ottima perché fa venire le cose davvero 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 molto buone, molto buone. Io in ogni video dove mostro la friggitrice ad aria, di qualsiasi tipo essa sia, mi rammarico sempre di non avere lo spazio per poterla utilizzare, insomma, con comodità, tenerla a vista e utilizzarla tutti i giorni. Guardate che spettacolo queste polpettine, sono rimaste poi morbide dentro, meravigliose. Ne abbiamo fatte anche un po' in più, alcune le abbiamo appunto congelate. Questi sono i peperoni. Buonissimi, ma ripeto il giorno dopo ancora di più. E quindi oggi per me per cena pane fatto in casa, le polpettine di tacchino, c'erano le zucchine dentro e poi insomma vedrete tutto o l'avete già visto insomma in quel video e i peperoni al forno. Per quanto riguarda la colazione del giorno successivo, in realtà mi sono avvantaggiata la sera prima, quindi la stessa sera della scena che avete appena visto. E mi sono preparata e mi sono ho preparato i pancake sia per me che per Nello con la farina di teff, un po' di farina di cocco e il cocco rapé. E sono andata un po' occhio con le dosi, sinceramente. Mi ricordo solo l'albume che era 200 ml e un po' di latte per arrivare alla consistenza perché la farina di cocco, attenzione, no cocco rapé, la farina di cocco assorbe tanto. E poi vabbè, un po' di cocco rapé per dare anche una consistenza più morbida. L'ho finito, tra l'altro l'ho anche ripreso su Coro, mi deve arrivare in questi giorni. E aggiungo latte appunto a consistenza fino ad arrivare a quella che mi serve. Ho messo nel frigo e poi dopo cena, perché questo l'ho fatto prima di cena mentre si cuoceva tutto l'ambaradan, dopo cena, mentre andava la lavastoviglie, ho preparato la colazione. Quindi ho versato l'impasto in questa padella, io l'avevo presa da Esselunga, però la trovate anche simile su Amazon. E poi ho i miei, li ho farciti, i miei, alcuni dei miei, perché di solito ne mangio 6-7 di questi qua piccolini, li ho farciti con i mirtilli avanzati per non farli andare a male perché mi piace tantissimo la frutta dentro i pancake, così i mirtilli ci stanno proprio benissimissimo.
In realtà il pancake con il mirtillo mi piace ancora di più, fatto nel pentolino, quello da 10 cm di diametro, che viene bello alto, alto, alto. Comunque va bene anche fatto così. Vi ho fatto vedere un po' come faccio per non far sbruciacchiare i mirtilli e lo potete vedere tranquillamente dal video. Ci piace alternare le farine, a volte la utilizziamo di avena, a volte di teff, a volte di lino, insomma, variare secondo noi è sempre positivo nell'alimentazione, sia per una questione proprio di fisica che anche mentale, perché proprio è bello variare. Poi vabbè, c'è anche chi è abitudinario e fa tutti i giorni la colazione nella stessa maniera o lo spuntino nella stessa maniera. A noi piace variare, o meglio, ci piace tantissimo il porridge, ci piacciono tantissimo i pancake tra virgolette fit, o comunque fatti così senza zuccheri aggiunti, però cambiamo sempre ingredienti e condimento, tipo questi qua, avendo la frutta dentro, i miei, mi piaceva tantissimo mangiarli con la marmellata e lo sciroppo d'acero. Ma vi ho fatto vedere prima anche il burro d'arachidi crunchy, sempre di Coro, e sempre di Coro una cosa che trovate solo lì, che è divina, è una delle prime creme che ho preso di frutta secca 100%, guardate che bellezza, e praticamente è cocco e mandorle, e è stata sold out per un sacco di mesi e ora l'hanno rimessa. Poi vabbè, caffè per ripigliarsi un attimo, e poi vi faccio vedere il pranzo e poi ci salutiamo. Eccoci, allora, momento del pranzo del secondo giorno, poi vedrò quanto far durare questo video, un po' in voiceover, un po' con me che parlo. Il pranzo del venerdì ormai penso lo conosciate anche voi, pane, olè, del nostro forno preferito, integrale, buonissimo, fantastico, insalata di cipolline prese oggi dall'ortolano, pomodori e rucola, fantastici questi pomodori, sempre presi dall'ortolano, sono meravigliosi. Già ora il parmigiano e la presaola e buon appetito! Rieccomi con la voce, allora, questa è la mia seconda bottiglia di acqua e bevo sempre più di 2 litri al giorno, oltre al cosa mangio in un giorno, cosa bevo, sui 2 litri e mezzo di acqua al giorno. E oggi per spuntino, visto che ho questo budino proteico della Lidl aperto, lo finisco, l'ho mangiato qualche giorno fa e ne mangio sempre metà, quindi 100 grammi. E lo abbino a 2 fette biscottate, queste anche sono della Lidl e sono tra le migliori, sono integrali, sono tra le migliori mai provate, perché sono proprio buone e fragranti, non sanno di fetta biscottata da ospedale, ecco, per capirci. E poi una cosa che io faccio col budino, mi piace fare così, mi faccio proprio la fetta di fetta biscottata col budino sopra. Buono, per variare. In realtà mi faceva gola anche la frutta, però ci avevo aperto questo e in questo momento forse mi faceva più gola questo, e quindi vario sempre, io cerco di variare un po' su tutto. Allora, puntino terminato, mi sono anticipata un po' oggi perché sono le 3:25, però avevo fame e quindi ho mangiato, tanto poi dopo usciamo e non ci penso nel caso. Per stasera non so che cosa mangiamo, perché volevo fare l'hummus, però Nello mi ha detto abbiamo dei fagioli che lui aveva fatto, i fagioli neri li aveva fatti ripassati un po' in padella con dei peperoni e insomma della verdura, buonissimi, li abbiamo mangiati in settimana, sono avanzati, quindi uno dei due può mangiare quelli, penso di mangiare Nello, e io sempre volevo mangiare qualcosa di vegetale, e tra i ceci così presi e schiaffati nel piatto preferisco l'hummus, perché me lo spalmo sul pane, me lo spalmo sulle vasa, sulle gallette se ce l'ho, dipende che cosa ho in questi giorni, ho pane e vasa, le gallette un po' che non le abbiamo, anche lì mi piace variare, non è che preferisco le gallette, perché cioè, mi piace variare, ecco, lo sapete ormai. Quindi poi vi farò vedere anche che contorno decidiamo di fare.
poi sicuramente finirò questo What I Eat in 2 days, perché comunque è venuto abbastanza lungo, ho scaricato i file e ho un sacco di girato, e anzi ora, se Cristiano me lo permette, mi metto già un pochettino all'opera, inizio a tagliuzzare il video. Spero che questa tipologia di video vi piaccia sempre, di solito sì, la apprezzate, anche se non ha moltissime visualizzazioni, però per chi la vede l'apprezza. E con la promessa, ecco, di continuare a farli. Ho continuato però in modo molto discontinuo, però sono video un po' impegnativi da fare, e ecco, per accontentarvi, per fare qualcosa di più sostanzioso, ho preferito mettere 2 giorni consecutivi. Mi piacerebbe farne uno anche per quanto riguarda il weekend, e vediamo un po', ecco. Io vi saluto qua, perché poi sicuramente la parte finale sicuramente non rimango niente fino a cena, quindi ecco, vi farò vedere il piatto finale della cena, ma ci sarà poco da dire, ecco. Quindi un bacione. E non dimenticate il pollice in su, mi raccomando, e un commento, e se vi va di condividere il mio video, lo apprezzo sempre tanto. Poi ho preso anche uno di questi cosini che vi ho fatto vedere anche il giorno prima che trovo alla Coop. Questa è la cena con la fetta di pane e peperoni e pomodori e cetriolo e cipollina. La Philadelphia è quella protein che è buonissima. E a onor del vero, uno dei 2 giorni ho preso anche un cappuccino senza zucchero, però non l'ho filmato perché ero in piscina con Mattia, quindi me lo sono ricordata adesso e ve l'ho detto. Niente, vi mando un bacio grande e spero tanto che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere.